Buon pomeriggio a tutti, sono Pier Mario Ferraro, giornalista della stampa di Vercelli, del Corriere Quirinale di Vercelli, e ci troviamo qui con Stefania Grasso, che oggi ci parlerà di un successo, di un ennesimo successo di una sua fotografia legata a Vercelli per il progetto Dante 2021 per Dot Art. Si tratta di una dura selezione ad opera di fotografi professionisti per la creazione di un volume dedicato ai 700 anni della ricorrenza della morte di Dante Alighieri. E in questo caso Stefania ha dato visibilità a Vercelli nel contesto della valorizzazione culturale del patrimonio locale, che ha voluto illuminare la celebre targa di Palazzo Tartara, rimembrati di Pier da Medicina, se mi torni a vederlo dolce pianghe da Vercelli a Marca Bodichina, citata appunto nel canto 28° dell'Inferno. Questa intervista ovviamente è aperta al pubblico, che può poi prendere parte con interventi, con alzata di mano o scrivendo nella apposita chat. Ecco, iniziamo subito così, entrare subito nell'argomento. Ecco, come hai appreso di questa iniziativa legata a Dante? Sì, buonasera a tutti intanto. Io ho preso di questa iniziativa attraverso delle newsletter, attraverso delle iniziative di Dot Art via mail. Dot Art è un'associazione culturale che ha sede a Trieste, che dal 2009 promuove sul territorio e all'estero diversi progetti che hanno lo scopo di dare supporto e visibilità ai fotografi professionisti e amatoriali. Contest dedicati principalmente alla fotografia urbana, contest che si svolgono ogni anno in un circuito di sedi espositive con una serie di mostre, di workshop, di proiezioni, di presentazioni, di concorsi fotografici, di eventi e di incontri. E comunque, diciamo, il tema fondamentale rimane comunque sempre l'argomento, quello della fotografia urbana. Esatto, esattamente, sono tematiche tutt'altro semplici da realizzare. Personalmente ho tentato diverse volte e mi sono esercitata quando ne ho avuto la possibilità con le linee tranviarie di Milano. È un buon punto di partenza questo per ricevere buoni consigli per migliorarsi sempre di più. Ho tentato diverse volte di candidare diverse fotografie senza mai avere successo. E mi conoscete, difficilmente demordo nei miei intenti, e così ho raccolto un po' di materiale su questa tematica e finalmente sono riuscita ad essere selezionata. Ecco, come hai realizzato il materiale che poi è stato presentato a questo concorso io? Ecco, purtroppo eravamo ancora in piena zona rossa e c'era un severo coprifuoco. Il Covid non si era arreso, purtroppo non sembra arrendersi ancora. Allora ho dovuto chiedere una serie di informative per il pieno rispetto delle norme anti-Covid. Mi sono informata presso il Comune di Vercelli, presso la stampa, come tu del resto sei testimone, presso la Polizia Municipale, chiedendo se potevo appunto recarmi a Palazzo Tatra, spiegando proprio il motivo. Avevo bisogno di fare un concorso fotografico e dovevo scattare delle fotografie alla targa illuminata. E piena disponibilità da parte di tutti, devo dire. Ho portato con me il bando del contest fotografico, come da loro suggerito, e ho iniziato a realizzare questo portfolio. E per questa disponibilità colgo l'occasione per ringraziare tutti sentitamente. Ecco, quale attrezzatura hai usato per realizzare queste fotografie, questi scatti? Prevalentemente ho utilizzato una Nikon D90 che ha una lente 35 mm e è una lente apposita per gli scatti in notturna. È una lente che ho vinto tramite delle collaborazioni con l'emittente americana CNN quando partecipavo sia agli report di viaggio sia alla sezione di fotografie astronomiche. E questa lente sembra proprio illuminare tutto quanto sembra più oscuro. Ad esempio, anche il Cervino sotto le stelle ha reso proprio la forma della montagna anche in piena notte, appoggiata su un treppiede. E la bellezza della targa è risaltata anche dal vantaggio che è vicina alla Basilica di Sant'Andrea e quindi viene ulteriormente messa in risalto la bellezza della città di Vercelli. Ecco, hai avuto difficoltà nel realizzare queste immagini? Diciamo più che altro che ho dovuto fare abbastanza in fretta anche per non correre troppi rischi, ma è nella mia natura, diciamo, essere sintetica, essere veloce.
Ho poi scelto tra tutti gli scatti quale fosse più adatto alla candidatura. E sono riuscita anche, tra le altre cose, a immortalare la Basilica di Sant'Andrea insieme alla targa e insieme alla luna piena. Ma alla fine ha trionfato proprio il colore acceso immortalato dalla Nikon D90. Ve lo condivido. Allora, non so se si è vista, è caduta la linea. No, non si è vista comunque. Si è vista? Ok, No, allora almeno io non l'ho vista. condividiamo, adesso c'è. Eccola qui, sì, adesso si vede bene. Eccola qui, questa va proprio questi colori nitidi con la targa in mezzo, quindi è molto molto suggestiva. Poi Sì. appena si potrà stampare, insomma, poi un album fotografico riusciremo anche a presentarlo di persona. Sì. Ecco, questa fotografia qui, curiosamente, però nel libro è stata messa nei versi del settimo canto, del sesto canto del Purgatorio, quindi è cambiato qualcosa, ecco, magari uno che non si orienta o che comunque conosce Dante, diciamo, come mai è andato nel Purgatorio un verso, diciamo, dell'inferno? Ma la motivazione è questa, spiegata via mail essenzialmente, ecco, perché appena eseguita la selezione, gli organizzatori hanno subito detto che ci sarebbero state delle modifiche, in maniera un po' casuale, diciamo. E quindi è stata messa nell'ambito dei versetti Ai, Serva Italia, di Dolore, Ostello, visto che la targa è comunque stata illuminata con i colori della bandiera italiana. Quando c'è stata la presentazione di questo volume? Il volume è stato presentato dal 28 al 31 ottobre a Trieste in Sala Xenia, con la relazione del professor Floramo, che è un docente di ruolo, di lingua e letteratura italiana e storia negli istituti secondari di secondo grado ed è in servizio presso l'Istituto Marchetti di Gemona del Friuli. Floramo, tra l'altro, è anche consulente scientifico della Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli, che custodisce una rara edizione dell'Inferno di Dante del XVI secolo. Sono anche comunque stata invitata alla cena di gala con tutti i fotografi professionisti, ma per ovvi motivi di lavoro, di distanza, non ho potuto partecipare. Comunque una bella promozione è stata quella per Vercelli, ecco. Dal comune immaginiamo che siano stati contenti di questo successo. Io sì, ho informato, penso di sì, perché ho informato il consigliere comunale Margherita Candeli di questa iniziativa, mi ha detto che avrebbe provveduto a informare direttamente il sindaco Corsaro e gli addetti al settore cultura. Appena arriveranno le copie del libro, dovrebbero arrivare almeno cartacee a ridosso delle feste natalizie, insomma. Ecco, e dove lo potremmo trovare poi questo volume? Basta richiedere una copia presso l'organizzazione Trieste Photo Days. Per poi chi mi vuole venire a trovare, io lo farò vedere direttamente di persona anche per chiedermi informazioni, curiosità. Rimango a completa disposizione. E, come avete visto dalla fotografia, ci sarà questa foto messa nel purgatorio, poi ci sarà una bella copertina corposa anche con un'introduzione proprio sulla Divina Commedia, sulla fotografia, su tutti i fotografi che hanno partecipato. E quanti autori sono stati selezionati per questo volume? Allora, sono stati selezionati 101 fotografi su 260. E a maggior ragione direi questo, che è stata proprio una grande soddisfazione. Soprattutto per aver valorizzato Vercelli, che è la mia città natale. Ecco, nei versetti viene riportato appunto lo dolce piano. Ecco, che significato ha per te questo termine del dolce piano? Ecco, ispirato alle tue fotografie? Senza ombra di dubbio, infonde tanta dolcezza in primo luogo, lo dolce piano. Io ho un dolce piano, un mio dolce piano. Si trova a Prarolo. E lo riscopro ogni volta che vedo le risaie allagate in primavera. È uno spettacolo che è sempre emozionante, anche se siamo abituati a vederle in quanto abitiamo qui.
e lo riscopro nei caldi e malinconici colori autunnali tra le foglie rosse degli alberi vicino al cimitero di Prarolo e al cimitero di Pezzana, al tramonto del sole. La visione intera del Monte Rosa è la punta del Cervino che così sembra mancare di meno. Il mio papà aveva ragione, diceva sempre quando moriremo avremo una bella vista e lui riposa in pace proprio a Prarolo. Ecco, sempre in tema dei versetti su Pierre da Medicina, avevi già partecipato a un'esposizione collettiva al Museo Borgogna. Ecco, raccontaci di questa esperienza. Sì, si tratta di una mail art print organizzata con la collaborazione di un grande noto artista vercellese, il dottor Roberto Gianinetti, che ho avuto piacere di conoscere personalmente a Fontanetto Po in occasione delle celebrazioni dedicate a Viotti. Per l'occasione, al Museo Borgogna ho presentato delle fotografie di Prarolo con il castello e le sue uniche, un po' originali, famose torrette, che si specchiano nella risaia e il vecchio platano che si trova sulla strada che conduce alla diga di Pizzarrosto. Io avevo immortalato questo platano al tramonto, quel platano era molto commovente e purtroppo è stato abbattuto. Uno scorcio, diciamo, sullo sfondo, con il paese sullo sfondo, che infondeva un profondo senso di pace, di armonia, di contemplazione. Con Roberto Gianinetti e con sua moglie Emilia, del resto, abbiamo non solo un ottimo rapporto professionale medico-paziente, ma anche di reciproca stima e amicizia. Ecco, ci sono altri portfolio dedicati a questa tematica sui social? Sì, ci sono singole fotografie nel gruppo privato mio di Facebook che si chiama Stefania Grasso Photo Gallery. Per lo più in perfetta solitudine tra il mare a quadretti e gli animali con la livrea riproduttiva. Basta pensare agli aironi guardaboi col piumino arancio, alle nitticore con la livrea blu, al velo nuziale delle garzette, degli aironi cinerini, degli aironi bianchi. Poi ci sono fiori, tramonti, tutto ciò che per me rappresenta il mio dolce piano. Ecco, un progetto, quello di Dante 2021, che continua anche nell'ambito didattico. Hai pubblicato recentemente delle immagini che hai realizzato all'istituto dove stai attualmente lavorando. Ecco, come lo state portando avanti questo progetto? Sì, attraverso alcune immagini di un vestito dedicato proprio a Dante, realizzato dal corso moda dell'Ipsia Lombardi di Vercelli, dove da un anno insegno in contemporanea all'ITIS Faccio. Le alunne della classe quinta hanno magnificamente realizzato questo abito e approfitto anche di questa occasione per ricordare che su questa piattaforma avrà luogo sabato 4 dicembre dalle ore 17 il primo degli Open Day che illustrerà tutte le iniziative proposte dall'Istituto Lombardi, quindi non bisogna mancare. Ecco, sempre a proposito del Dante D, hai avuto una pubblicazione anche per il social network di Instagram. Ecco, di che cosa parla Scatto Vercelli Biella che ha selezionato la tua fotografia? Scatto Vercelli Biella è una pagina tematica che unisce la provincia di Vercelli e di Biella nella passione per la fotografia naturalistica e nella promozione dell'arte locale. È una pagina analoga a quella intitolata IG Vercelli Biella e ATL Vercelli Varsesia, che è l'ufficio del turismo, in poche parole. E per l'occasione ha scelto l'immagine che adesso cerco di condividere, con la targa la Basilica di Sant'Andrea dello scorso 25 marzo. Provo a vedere se riesco a condividerla. Presenta ora. Allora, una scheda. Ok. Provo a vedere. Solo un secondo che deve aprirsi. Allora, qua. Ecco Qua, si vede? sì. Perfetto. Ok. Sì, è uno scatto suggestivo, tra l'altro si vede anche la luna, è particolare Sì. come immagine. Quindi Dante, la bellezza di Vercelli e la natura con la luna.
Infatti, di aver avuto difficoltà nel mio intento di immortalare tutto quanto, perché c'erano anche altre persone con la sera lì davanti a me, ovviamente anche loro autorizzate in piena zona rossa, e quindi ho faticato parecchio nel voler far stare anche la basilica. Comunque, del resto, Vercelli non si può non fotografarla, questa basilica. È il suo simbolo, il suo gioiello, è una delle più importanti architetture gotiche in Italia e in Europa. Ecco, sì, proseguiamo ora partendo dal discorso appunto legato ai monumenti vercellesi, anche con la recente selezione, sempre da parte di Scatta Vercelli Biella, della fotografia del Duomo di Vercelli tricolore autunnali, e sempre maggiore visibilità in autunno, come si può notare. Sì, l'autunno rappresenta secondo me la stagione più bella per fotografare, per dedicarsi alla fotografia. Le foglie che cadono, gli alberi colorati, grazie alla magia dei carotenoidi, che sono questi pigmenti che conferiscono queste tonalità brillanti di arancione, di giallo, di rosso. I nostri monumenti offrono tra le foglie una visione stupenda che normalmente viene apprezzata dagli osservatori. Penso alla piazza del Duomo, al campanile della Basilica, che già di per sé è bella, anche in primavera, tra le magnolie, penso a Viale Aeronautica. Vi racconto anche una storia divertente. Qualche anno fa avevo immortalato le foglie rosse degli alberi attorno al cimitero di Pezzana e le avevo postate su Flickr, che è una piattaforma dedicata esclusivamente a fotografia amatoriale. Anche possono partecipare sia amatori che professionisti. E qualche giorno dopo, nell'attività recente, compaiono moltissimi apprezzamenti e domande su Pezzana. Dal titolo Most Interesting Photos from Pezzana, Italy, Pezzana sembrava un'attrazione turistica italiana. Addirittura mi hanno chiesto se si poteva noleggiare una macchina per visitarla e se ci fosse un albergo. Quindi tante risate Sì. tra i residenti e non. Ecco, oltrepassiamo il tema Dante e dell'arte, restando però comunque sempre nell'ambito della natura e dell'autunno, perché ci sono state ulteriori pubblicazioni da parte tua. Ecco. Sei stata protagonista dei successi del tema dell'autunno, appunto sulla rivista Landscape Photography Magazine, e collabora appunto questa rivista da molto. Ecco, quali tematiche hai trattato e poi come funziona questa collaborazione decisamente interessante? Sì, Landscape Photography Magazine è una rivista americana digitale che si occupa della valorizzazione del paesaggio naturale a livello internazionale. Si può collaborare iscrivendosi a seconda del livello member che uno vuole scegliere. Ci tengo a precisare che l'iscrizione non implica assolutamente automatica pubblicazione. La selezione è molto dura, quindi basta una piccola sbavatura, dei pixel o una fotografia sgranata, o una persona sullo sfondo, anche lontana, che si viene scartati immediatamente. Quindi si partecipa in base a assignment mensili. Gli assignment sono contest a tema e ogni fotografo può presentare al massimo quattro opere. Queste opere vengono esposte online attraverso una mostra collettiva multimediale. Ecco, abbiamo visto che hai ottenuto la pubblicazione di immagini per i temi Cloudy Day, Lakes e Autumn Vision 2021. Ecco, tutte foto di montagne della Valle d'Aosta. Partiamo proprio da Lakes e vediamo appunto le foto, se puoi farla vedere, di Chamonix e Crestimay. Facciamo subito. Allora, presentiamo lo schermo. Allora, possiamo partire direttamente, se vedete, dal lago di Lod. Quindi per questo tema dei laghi è iniziato tutto dal 15 agosto scorso. Come vedete qui siamo al lago di Lod, appartenente al comune di Chamois, in Val Tournanche. Giornata decisamente calda per essere quota 1800 metri, troppo troppo soleggiata. Il sole ostacola il mio lavoro in quanto io lo patisco molto. E con i drammatici cambiamenti climatici è molto meno sopportabile, a mio avviso. Una luce troppo forte, comporta anche questo a volte per me tanto sudore e mal di testa, però tutto ciò non ha impedito, tuttavia, di realizzare una bella panoramica del lago, come vedete con questa specie floreale qui, che si chiama Polygonum amphibium.
una flora che si adatta ad ambienti acquatici, di acqua dolce, ma anche ambienti terrestri. A metà ottobre poi sono stata a Gressoney, Saint-Jean, per un reportage sulle giornate d'autunno, in collaborazione con il FAI. Insieme al mio fidato autista Elia abbiamo pranzato qui presso il lago di Gover, dove il Monte Rosa, come vedete, si riflette nel lago offrendo una vista molto bella. Ecco, c'è questo chalet con anche qui dei dettagli, se vuoi, qui non sono presenti. Comunque, se uno fa il giro del lago, ci sono queste specie selvatiche floreali rosse che si riflettono in acqua. Gressoney presenta, lo possiamo ricordare, uno stile valser che richiama quello di Alagna e di Riva Valdobbia, quindi nella provincia di Vercelli. Quindi questa microcomunità, sappiamo che in Valle d'Aosta regna il bilinguismo italiano-francese, qui abbiamo una comunità di lingua tedesca in minoranza. Sì, un gran successo invece le foto di Biona, la diga di Pleyce Mulin in Val Pelin, e sono rimasto molto colpito appunto da questa immagine, dall'immagine della diga. Ecco. Sembra una condizione meteo avversa, in realtà questi colori sono molto accesi, anche in questo caso che tecnica hai utilizzato per realizzare queste immagini? È andata semplicemente così, detto, guardando le previsioni meteo, il mio orario lavorativo nella giornata di, 20, una giornata di venerdì 29 ottobre scorso era l'ultima a disposizione per scattare fotografia in perfetta armonia autunnale. E così ho chiamato il mio solito conducente di fiducia e alle 15 siamo partiti subito. Salendo lungo la strada le condizioni non erano per niente ottimali per fotografare, ma giunti al parcheggio abbiamo iniziato a camminare lungo il sentiero che conduce al rifugio Preyer. Devo dire che mi sono stupita pure io delle mie Nikon quando siamo arrivati a Biona, alla diga di Plas Moulin. La modalità scena a colori autunnali, infatti, tanto criticata da molti fotografi professionisti, ha acceso come delle luci armoniche, creando dei favolosi contrasti tra il giallo dei rami degli alberi e l'azzurro dell'acqua del lago. Lo potete vedere, questa è tra l'altro uscita ieri questa pubblicazione. Questa è la mia seconda selezione a Autumn Visions 2021, con una lente poi, tra l'altro, nelle successive che poi vorrei ancora presentare più avanti, con una 55-300 mm col paraluce, quella che zoom, ha una lente a dir poco favolosa, che risalta il contrasto ancora di più. Ecco, questa pubblicazione ha reso molto soddisfatto anche il sindaco di Biona, ecco, e fa felice tutti i sindaci, insomma, Sì. Stefania è in grado di rendere, di soddisfare un po' tutti i sindaci della zona, della Valle d'Aosta. Diciamo che non è proprio da tutti rispondere, anche io ero abituata ai tempi d'oro di Val Tournanche dal 2015 al 2017 con la signora Deborah Camaschella, che tuttora è una delle mie più care amiche e considero un membro della famiglia. Comunque il sindaco di Biona, questo signore, ha avuto delle bellissime parole nei miei confronti, mi ha invitata anzi a tenerlo aggiornato sulle varie rassegne. Quelle che farò sulla Val Pelin, sottolineando il fatto di come la comunità ci tenga al decoro del paesaggio di montagna, allontanando ogni fattore antropico, quindi giustamente il tenere alla larga le mani dell'uomo. E credo a questo punto che manterrò i contatti con questa persona. Ecco, come interpreti precisamente la visione d'autunno? Ecco, da insegnante di scienze, per prima cosa direi che ho una visione incentrata sull'effetto chimico di questi sublimi pigmenti carotenoidi, che rendono affascinanti i panorami e nello stesso tempo misteriosi i dettagli. Sono visioni armoniche, delicate, raffinate, preziose, rendono la solitudine una preziosa compagna di vita e scacciano la malinconia, donando magia alla quiete vespertina, quando le giornate mestamente si accorciano sempre di più. Tengono lontani i pensieri negativi, il dolore portato dalle malattie incurabili, del vuoto per le perdite subite. Ecco, tu collabori anche con una rivista analoga, Wild Planet Photo Magazine. Sì, Wild Planet Photo Magazine è una rivista analoga a Landscape Photography Magazine. Diciamo che in questo caso
La scelta è maggiore, ma decisamente improntata sulla fauna selvatica. Noi che viviamo in città ovviamente non siamo avvantaggiati in questo. Tuttavia, la mia ultima pubblicazione riguarda le oche selvatiche del Gran San Bernardo, alle 8 di mattina del 2 agosto scorso. Quindi c'eravamo solo io, Gabriele e loro. E sono animali tipici delle zone pianeggianti. Pensa che io ho citato prima che avevo esposto delle opere con il dottor Gianinetti a Fontanetto Po, e una di queste opere riguardava appunto queste oche selvatiche lì nella zona. Però c'è da dire anche una cosa. Come ho detto prima, sono animali tipici della pianura, però se tollerano una temperatura così bassa, quota 2600 metri, questo la dice lunga sui cambiamenti climatici. Eh sì. Tu hai anche vinto più volte diversi concorsi fotografici su fotografare rivista. Sì, esatto, esattamente, per il risveglio della natura, che era il tema di qualche mese fa, ho fatto la frazione della Palud di Antrèves a Courmayeur, dove c'è una bella visione floreale del Monte Bianco e le Guilles Noires. Per noi, per me, mia mamma, è un panorama molto caro questo. Poi l'alba infuocata ad Alassio per il tema mare, si stupivano di come avessi realizzato questo fuoco così presto. Io mi alzavo molto presto al mattino al mare, perché io amo il mare solamente nella stagione invernale, quindi lo tollero da circa da ottobre ad aprile, perché poi ci sono i bagnanti, non si riesce più a fotografare niente, c'è troppa folla, e questa armonia del rumore delle onde, il sole commovente che sorge, ha permesso con una lente 55-200 mm di cogliere proprio sotto, esponendo la luce ancora di più. L'hanno definita una ferita nel mare, di cogliere questa particolarità di questo mare infuocato. E poi è arrivata ieri la rivista Fotografare del mese di novembre, c'è protagonista l'arrivo del girovalle, giro ciclistico, che ha fatto tappa come arrivo a Cervinia, per il tema sport, azione, gioco, concentrazione. Ecco, tu lo ricordavi prima, parlavi di mare, ma da quant'è che non vedi il mare? Tanto, sono circa 5 anni, perché ammetto che un po' mi manca. Come dicevo prima, però lo amo soltanto nelle stagioni dove non c'è tanta gente, soprattutto in inverno. Però purtroppo non ho mai occasione di andare. Le richieste per lo più arrivano dalla Valle d'Aosta e sapete quanto amo la montagna del resto. Sì. Ecco, bene, aggiungiamo le battute finali. Quali sono le tue prossime iniziative? Allora, innanzitutto vorrei creare un album fotografico cartaceo da presentare sulla Valpellina, unito a un reportage per la rivista digitale Marcos che presenterò a breve. Una rivista che tra l'altro ha pubblicato un portfolio di affreschi della chiesa di Pila Valsesia, delle bellezze di Piode e di Vocca. Quindi ha dato risalto anche questo al nostro caro territorio valsesiano. Poi vorrei realizzare un libro proprio senza album, un libro fotografico digitale cartaceo dedicato al San Bernardo, al Gran San Bernardo e alle rocce metamorfiche. Ma prima però vorrei completare una serie di fotografie ad Etrouble, dove il comune mi ha invitata per la prossima estate e mi sono fatta conoscere in seguito alla pubblicazione di una foto invernale dove c'è anche un albergo famoso, l'Hotel Col Serena. È scattata dal pullman mentre stavo andando in Svizzera. Questa pubblicazione è avvenuta per Circle Foundation for the Arts, che ha sede a Lione. E con questo vorrei ringraziare il professor Giovanni Ferraris, di Prarolo, che è un docente di mineralogia, che mi ha fornito una preziosa supervisione nel realizzare questo libro fotografico. Sì, ecco, come possiamo vedere i tuoi album e venire a sapere appunto i tuoi prossimi eventi di cui sarai protagonista? Ecco, data l'emergenza sanitaria, con il virus che appunto sembra ancora voler circolare, non vuole arrendersi, questa piattaforma dove state assistendo all'intervista rimane attiva. Come ho già detto ai miei colleghi di scuola, innanzitutto rimane a disposizione dell'IPSEA Lombardi per le iniziative orientative, quindi tutto per orientamento in entrata. Basta poi comunque contattarmi, quindi mandare una richiesta attraverso WhatsApp oppure alla email info niconista con la K77, tutto attaccato, @gmail.com, per iscriversi alle newsletter mensili. È una procedura molto semplice, gratuita,
e si riceve un link come oggi e si partecipa agli eventi, con la speranza ovviamente di poter stare insieme nel più breve tempo possibile. Quindi faccio l'appello e continuerò in questo caso in veste di microbiologa a incentivare a vaccinarsi e nel frattempo a non lamentarsi più anche di queste tecnologie a disposizione, perché ci tengono lontani, comunque ci permettono nello stesso tempo di avvicinarsi e soprattutto costituiscono un prezioso salvavita. Ecco, adesso lasciamo spazio così a qualche domanda, se qualcuno magari vuole intervenire per qualche delucidazione. Oppure. Okay. Sì. Ecco, quindi allora a questo punto i ringraziamenti sono di rito. Ringraziamo appunto Stefania Grasso per la sua disponibilità, per averci raccontato tutte queste iniziative che spaziano un po' dalla cultura, alla natura, come nel suo genere, dei molti successi e dei progetti imminenti, quindi speriamo di poterci sentire a breve per altre iniziative. Senz'altro, molto volentieri, grazie. Grazie a voi. Ciao, arrivederci.